Benvenuti, benvenuti ad una nuova puntata del nostro magazine di informazione religiosa La Chiesa nella Città, che questa settimana vogliamo dedicare interamente all'importante discorso alla città pronunciato dall'arcivescovo Monsignor Mario Delpini nella giornata di venerdì scorso. Ebbene, con noi un ospite per aiutarci a leggere in profondità i temi di questo pronunciamento, Monsignor Luca Bressan, è in presenza e questo fa molto piacere. Benvenuto. Grazie, un saluto a tutti i telespettatori. Ecco, Monsignor Bressan è più volte anche intervenuto alle nostre trasmissioni ed è comunque il vicario episcopale per la cultura, la carità, la missione, l'azione sociale e poi molte altre cose. Strettissimo collaboratore dell'arcivescovo, quindi ci è sembrato la persona più indicata anche per affrontare i temi del discorso, che lo ricordo si intitola Tocca a noi, Noi tutti tutti insieme. insieme. Evidentemente nel momento presente un appello a non lasciarsi andare. Anche il titolo è voluto proprio nel senso linguistico, voleva comunicare energia, dire che effettivamente non mettersi in mostra, come spiega bene poi nel testo, non dire noi prima di altri, ma ognuno faccia la sua parte, se no l'insieme, la società non sta in piedi in questo momento di emergenza. E noi allora abbiamo chiesto proprio all'arcivescovo in persona cosa abbia voluto indicare con questo discorso 2020, tanto diverso dagli altri anni. A me preme dire che invece abbiamo una terra promessa verso cui andare, perché la nostra lentezza, la nostra confusione, credo dipenda non solo dalla fatica a intenderci, ma anche dalla rinuncia alla speranza. Ecco quello che vorrei dire. Noi abbiamo invece motivi di speranza, perciò tocca a noi tutti insieme. Ecco, emergenza spirituale, ne parla l'arcivescovo da qualche settimana, emergenza ovviamente sanitaria, economica sempre più evidente e profilandosi nei prossimi mesi ancora di più, però emergenza anche spirituale. Emergenza spirituale nel senso profondo del termine, che comprende ovviamente la declinazione cristiana, ma non solo. L'arcivescovo parla a tutti gli uomini e le donne di buona volontà, a tutte le religioni. Emergenza spirituale nel senso che la paura che si sta insinuando tra le persone è che l'attesa sia un'attesa senza obiettivo, senza fine, quasi un deserto dei Tartari di Dino Buzzati, versione contemporanea, dove la gente si adagia in un aspettare, ma non si sa che cosa, convinta che ormai l'attesa, questa attesa senza speranza, è la condizione di vita. L'arcivescovo dice: no, non è così, abbiamo capacità, non solo bisogno, abbiamo capacità per ricostruire visioni da condividere con gli altri, proprio come ha fatto il nostro patriarca Ambrogio, quando, pur non volendo, è stato nominato da magistrato a vescovo di Milano e si è portato sulle spalle la città. Infatti, nel discorso vi sono state tre parole, diciamo, tre indicazioni cardine. Visione, come diceva Monsignor Bressan, condivisione, decisione. Tre snodi fondamentali. Ma proprio in quella visione di speranza, vorremmo dire di terra promessa, che ha voluto delineare l'arcivescovo, vi è stato, fra le prime battute del discorso, un richiamo secondo me bello, forte, ad avere fiducia. Ascoltiamo, contro l'individualismo. La vita ha potuto continuare perché la solidarietà si è rivelata più normale e abituale dell'egoismo. Il senso del dovere si è rivelato più convincente del capriccio. La compassione si è rivelata più profondamente radicata dell'indifferenza. Dio si è rivelato più vero dell'io. Ecco, bello L'arcivescovo è questo. volutamente ottimista, lo dicevamo anche parlandone insieme, perché effettivamente il momento della pandemia, sia la prima ondata che l'attuale che stiamo vivendo, che speriamo sia l'ultima, anche se tutti parlano già di una terza, la pandemia ha messo in luce che tutti hanno un motore interiore, un'energia interiore che magari non immaginavano neanche di avere. E che è proprio questa energia che ha permesso alle persone di stare al loro posto. L'arcivescovo citava innanzitutto il personale sanitario e socioassistenziale, ma le tante categorie che hanno permesso a noi di rimanere legati. Le categorie, pensiamo, dei servizi comuni, dei
dei negozi, le categorie stesse del mondo della stampa, del giornalismo, dei media che ci hanno permesso di rimanere informati. C'è stata effettivamente una capacità e una scoperta di solidarietà che non immaginavamo e che giustamente l'arcivescovo dice è la radice che Dio ha messo dentro di noi e che magari era un po' impolverata, anche potremmo dire soffocata da tante altre attenzioni, invece è riemersa in modo forte. Questo è vero, è un primo aggancio per la visione insieme, di insieme. Ecco, è chiaro che nell'insieme qualcuno ha più responsabilità di altri, chi gestisce la cosa pubblica, chi è sul territorio riferimento per i cittadini. Oltretutto, e lo ha ricordato l'arcivescovo, la città di Milano e altri comuni di questa terra saranno chiamati nei prossimi mesi a dibattere pubblicamente del loro futuro prossimo. Se A mi posso immaginarlo? permettere un inciso su Certo. questo punto, l'arcivescovo richiama volentieri questo passaggio elettorale perché vuole scongiurare che effettivamente diventi una battaglia dove emerge ancora una volta il primato dell'individualismo e quindi semplicemente uno sfoggio di chi siamo, ma al contrario può diventare l'occasione per rimetterci insieme e chiederci insieme chi vogliamo essere come città, come Lombardia, in questo momento in cui tutti ci accorgiamo, c'è bisogno di ricostruire tanto. Infatti, bella questa frase, abbiamo la responsabilità, ha scandito l'arcivescovo, di scegliere se essere vittime di una globalizzazione delle paure e degli scarti o di essere protagonisti dell'edificazione di una società plurale. E allora noi proprio da qui siamo partiti per chiedere all'arcivescovo quale è questa responsabilità della politica. Sì, riguarda la politica, ma riguarda tutti coloro che hanno responsabilità nella vita di questo tempo. La politica ha la responsabilità di una visione del mondo, della città, della convivenza, ma anche la scuola, anche la chiesa, anche l'economia. Ecco, tutti abbiamo questa responsabilità a essere protagonisti della nostra storia o a decidere di essere rinunciatari. Ovviamente quest'anno meno sindaci necessariamente, però il primo cittadino di Milano, che fra l'altro lui stesso poi andrà ad elezione perché scade il mandato nei prossimi mesi, il governatore, altre autorità sul territorio. Il discorso alla città si conferma come quel momento forte in cui la Chiesa di Milano viene ancora di più ascoltata dall'autorità civile. Di sicuro si conferma come il momento in cui la Chiesa di Milano vuole assumersi la sua responsabilità anche nella politica, non appunto schierandosi, non dicendo quali sono i compiti del futuro, ma svolgendo il suo compito che è quello di dire mettiamoci insieme e alziamo lo sguardo, proprio come Geremia, quella visione di speranza da cui intende partire l'arcivescovo cominciando il suo discorso. Da notare che quando l'arcivescovo parla di terra promessa, sempre in mente, nel discorso è stato tagliato per motivi di lunghezza, la visione della Gerusalemme celeste che l'ha guidato da quando è stato eletto arcivescovo di Milano e che è la visione di una città che è capace di mettere insieme anziché dividere. Questo potrebbe essere davvero il futuro che auguriamo tutti a Milano e a tutte le città che compongono il tessuto diocesano. Stiamo vedendo proprio in questo momento nelle immagini il primo cittadino che al termine come tradizione, insieme alle altre autorità, prima abbiamo visto il governatore Fontana, porgono dei doni all'arcivescovo, un segno di omaggio ovviamente formale, ma che nasconde anche una profonda visione d'insieme delle diverse componenti della città, della metropoli. Di sicuro, e l'emergenza, la pandemia è stata l'occasione per vedere che si può lavorare insieme. Il Fondo San Giuseppe ha una partecipazione anche della città, del Comune di Milano, che ha messo a disposizione 2 milioni di euro che abbiamo utilizzato per rispondere alle domande d'aiuto che venivano dal territorio urbano, dalla città di Milano, così da poter utilizzare il resto del capitale raccolto, che sono circa 6 milioni di euro per un totale di 8, per poter utilizzare il resto del capitale per il tessuto diocesano che è molto ampio. Davvero si può fare tanto insieme, anche se dopo, giustamente, su alcune questioni, su alcuni magari valori, ci si può anche Beh, trovare divisi. certamente. E allora noi abbiamo voluto ascoltare proprio con una certa concitazione, perché eravamo appena fuori dalla Basilica di Sant'Ambrogio, il governatore Fontana. L'arcivescovo ha detto, tra l'altro, che i populismi creano solo disastri. E noi su questo abbiamo fatto una domanda al presidente di Regione Lombardia.
Presidente, una risposta sul discorso. Ma molto bello, mi è piaciuto il richiamo alla comunità, al fatto che si debba in questi momenti soprattutto rendersi conto che se vogliamo superare dobbiamo essere noi, non è la condanna all'individualismo che non riesce sicuramente a superare i grandi problemi che stiamo affrontando. I populismi portano solo disastri, ha detto l'arcivescovo. Ma tutte le esasperazioni, le ideologie, tutte le cose che non partano dal concetto di comunità. Ovviamente un politico, lei è un sacerdote, l'arcivescovo è l'arcivescovo di Milano, però quest'idea ormai è pacifica a Milano. Di sicuro, e penso che l'arricchimento comune che possiamo fare è confrontarci sui contenuti giustamente diversi che diamo allo stesso concetto di comunità, perché è così che si creerà la visione comune. Un conto è la comunità politica, un conto è una comunità religiosa come può essere la Chiesa Cattolica, la Diocesi di Milano, ma tutte insieme queste comunità parziali devono aiutarci a costruire l'unica grande comunità che è il noi della gente che abita qua a Milano e che vive a Milano. Allora, adesso ci lasciamo per pochissimo, ma torniamo ancora con alcuni temi chiave del discorso della città 2020. Tra poco ritorniamo, restate con noi. Nei nostri studi è con noi, lo ricordo, Monsignor Luca Bressan, che ci aiuta a interpretare il discorso alla città dell'Arcivescovo di Milano 2020. Ma qual è la storia del discorso alla città? Naturalmente nei vespri solenni, nei primi vespri della festività del Santo Patrono Ambrogio, perché si richiama anche al profilo civile del Santo Vescovo Ambrogio, ma negli anni recenti, anni della modernità, il discorso della città ha avuto come inizio ormai riconosciuto che anno? Vediamo insieme. I discorsi di Sant'Ambrogio alla città degli arcivescovi di Milano. Una tradizione, si dice sempre, ma pochi sanno che in epoca moderna il primo si fa risalire al 1957, quando l'arcivescovo Giovanni Battista Montini, parlando nella Basilica di Sant'Ambrogio pochi giorni dopo la chiusura della grande missione di Milano, disse: «A Milano Ambrogio segna un punto d'incontro europeo che pare non si sia più cancellato del tutto attraverso i secoli. Nella corsa degli uomini, in cerca di una città dove gli interessi, gli scambi, i linguaggi confluiscano in cerca di una prosperosa e ordinata comunità». Parole che sembrano scritte oggi, esattamente come quelle di altri arcivescovi di Milano, come il successore Giovanni Colombo, che dal 1963 alla fine degli anni 70 pronunciò ogni anno il suo discorso alla città, in momenti molto difficili come il 1968 o il 1975, anno nel quale il titolo del discorso fu «Presenza dei cattolici nella società civile», evidente il richiamo appunto alla difficoltà in quel momento di essere parte viva di una società assai secolarizzata. Poi sarebbe venuto il cardinale Martini e la definitiva consacrazione dei discorsi alla città come momenti fondamentali di riflessione e di snodo civile e sociale. Un titolo per tutti, nel 1990, Noi e l'Islam, un testo che è rimasto paradigmatico fino a oggi, che pare scritto ieri e sono passati 30 anni. Dopo il cardinal Martini, il cardinal Dionigi Tettamanzi, che iniziò praticamente tutti i suoi discorsi con un appello alla città, alla solidarietà, al riconoscimento dei più poveri e di quelli che lui chiamava gli invisibili che ci passano accanto ma che appunto non vediamo mai. Infine il cardinale Scola, che dal 2011 al 2016 pronunciò i suoi messaggi, con un'attenzione particolare a Expo, al nuovo umanesimo per Milano, al futuro dell'Europa, alla misericordia e la giustizia nell'edificazione della società plurale. E veniamo così all'oggi, con l'arcivescovo Monsignor Mario Delpini, che nel suo primo discorso si rivolse ai milanesi parlando della possibilità di un'arte del buon vicinato e successivamente nel 2018 intitolò il discorso «Autorizzati a pensare». Discorso che nel 2019 fu invece tutto centrato sul futuro. Il titolo era tutto un programma, «Benvenuto futuro».
C'è quasi un percorso, Monsignor Bressane, in questi discorsi dell'Arcivescovo Delpini. L'arte del buon vicinato, convivenza civile, autorizzati a pensare, e quindi mettiamoci tutti insieme, anche a livello di accademia, come era più volte richiamato, e benvenuto futuro, perché questo è l'unico modo per dare il benvenuto al futuro. Diciamo che la trama che l'arcivescovo segue è il disegno di quello che è un po' la sua idea di umanesimo, la sua idea dell'essere uomini e donne adulti e pronti per questa società, per cui i discorsi sono il momento in cui vuole tracciare l'elogio dei valori che non possono mancare in persone che, che vogliono vivere non solo in modo passivo subendo la storia di Milano, ma in modo attivo contribuendo. Sono valori che lui in realtà assume, prende dalla storia della fede, si vede molti valori, li assume dal libro del Siragide, che quest'anno ci ha posto anche come strumento di accompagnamento per i gruppi di ascolto e più in generale dell'anno pastorale. Sono effettivamente valori che, assunti da una saggezza elaborata, prima dal pensiero ebraico, poi dal pensiero cristiano che si incontra con la cultura greca, davvero hanno saputo a colorarsi di un'universalità che in questo momento fa bene anche a Milano, perché l'aiuta a vedere il suo destino europeo a cui non si può sottrarre. Allora, siccome noi siamo molto bravi, devo dire la verità, per non ci siamo messi d'accordo con il nostro ospite, ma lui ha parlato di una visione di umanesimo cristiano, e allora noi vogliamo proprio ascoltare una parte del discorso che in qualche modo richiama le nostre radici, delle nostre comunità, e parla proprio della possibilità, e questo mi sembra una definizione particolarmente significativa, di umanesimo ambrosiano. Tocca a noi recuperare le nostre radici, essere fieri della nostra originale identità e proporre una visione comune. Tocca a noi, in coerenza con la nostra cultura, elaborare una visione che abbia i tratti della sapienza popolare, di quel pragmatismo operoso, di quel senso del limite, di quella consapevolezza di responsabilità che sono alieni da ogni fanatismo, da ogni rassegnazione, da ogni conformismo ottuso. Uno ascolta questo testo e senza volerlo subito gli viene alla mente, prima abbiamo visto gli arcivescovi di Milano da Montini a Delpini, gli viene in mente l'arcivescovo, il cardinal Schuster. Pensate come è toccato a lui, come ha saputo vivere davvero un rapporto anche sereno ma fermo, prima con la presenza della dittatura fascista e poi anche nel discorso della liberazione e della ricostruzione della città di Milano. Davvero tocca a noi, è una prospettiva che ci aiuta a leggere moltissimo chi è stato il cardinal Schuster per Milano, e sicuramente ispira anche l'arcivescovo Delpini, che più di una volta si rifà a questo arcivescovo per leggere la sua pastorale. Il beato Schuster, lo ricordo, fu il predecessore dell'arcivescovo Montini e fu alla guida della nostra diocesi dall'8 settembre 1929 fino al giorno della morte avvenuta nel seminario di Venegono nella prima mattina del 30 agosto del 1954, giusto? E non ebbe paura di sfidare durante il suo ministero pastorale sia il regime di Salò, che si era la Repubblica di Salò, quando ci fu la grande strage in Piazza Loreto nel 1944, ma poi lo stesso Comitato per la Liberazione Nazionale quando ci fu appunto l'impiccagione di Mussolini. Per dire, era un uomo che non si è sottratto e che ha capito fino in fondo cosa voleva dire tocca a noi. Ha vissuto la storia da protagonista. Ricordo che l'ultimo colloquio di Mussolini prima di partire per il famoso ridotto in Valtellina, sostanzialmente andando verso la morte, fu proprio in arcivescovado, in una stanza i membri del Comitato di Liberazione Nazionale e nell'altra Mussolini, in mezzo l'arcivescovo di Milano. Ma per dire che quando ho, diciamo così, confezionato il servizio che abbiamo visto prima sulla storia del discorso, in verità io avrei voluto, ma gli storici mi hanno detto di no, iniziare proprio dal cardinale Schuster, perché ritengo, per esempio, uno dei discorsi più belli che abbia fatto Schuster, l'omelia della prima di avvento, era il 13 novembre del 1938. Le leggi razziali furono definiti un'eresia antiromana e anticristiana.
Certo, era un'omelia di avvento in Duomo, non era il discorso alla città, ma quel discorso fece infuriare il dittatore, fece infuriare... E fu un vero discorso alla città. E allora adesso tocchiamo un altro dei punti carissimi all'arcivescovo, la centralità della famiglia come ammortizzatore sociale, ma non solo, come cellula fondamentale, così l'ha definita. Quindi l'emergenza educativa e la famiglia. E allora all'arcivescovo ho chiesto se è convinto che non ci siano politiche adeguate per la famiglia oggi. Io credo che abbiamo un'occasione per decidere come insistere perché la famiglia sia il centro del progetto di convivenza che abbiamo. Quindi a me pare che le enormi risorse di cui si parla devono essere destinate in una direzione e io insisto che quello che si deve sostenere, quello che permette poi anche di sostenere la natalità, di sostenere l'occupazione, di sostenere il desiderio di futuro, ecco, questo è la famiglia. Perciò la centralità della famiglia vuol dire anche un criterio con cui destinare le risorse, con cui organizzare la convivenza, con cui costruire le case, costruire la città. Visione e condivisione. L'arcivescovo, quando affronta il tema della famiglia nel discorso, lo fa evitando qualsiasi tono retorico, qualsiasi voglia di dire noi quale sia il compito della famiglia, ma riconoscendo che nella pandemia, nella prima ondata, la famiglia comunque è stato il punto che ha permesso alla città e anche più in generale alla società italiana di reggere. È la famiglia che si è portata il carico delle fatiche della gestione del lockdown e l'arcivescovo giustamente cita in particolare le famiglie che in quelle settimane hanno gestito da sole la presenza di persone disabili, persone che avevano aiuto. Davvero lì abbiamo ascoltato, ero insieme con l'arcivescovo, delle testimonianze che ci hanno mostrato come la famiglia sia davvero il pilastro che sostiene attualmente il tessuto sociale e che come tale abbia il diritto di essere riconosciuta e di avere quel sostegno che giustamente chiede. Ecco. Certamente le famiglie con persone, figli, portatori di handicap al loro interno sono quelle che hanno subito il dramma più pesante nel dramma, ed è stato bello, permettetemi di dirlo, che l'arcivescovo lo abbia ricordato, così come ha detto: nessuno, anche se ha deciso di vivere da solo o le sorti hanno fatto sì che sia solo, deve essere lasciato solo. Adesso ci lasciamo, ma torniamo nella terza parte, proprio con la terza parte del discorso, in qualche modo, la fratellanza, la fraternità, fratelli tutti. A tra poco. Ritrovati ancora con il discorso alla città dell'arcivescovo e ancora con Monsignor Bressan che ci illumina, diciamo così. Abbiamo detto una parte importante è stata ispirata del discorso all'enciclica Fratelli Tutti di Papa Francesco e allora veramente vogliamo capire cosa sia anche questa fraternità. Ascoltiamo l'arcivescovo. La vocazione alla fraternità tra le persone e all'amicizia tra i popoli. Questa visione che il Papa presenta e fonda nella enciclica Fratelli Tutti, e per tessere e custodire la trama di rapporti che dà concretezza alla fraternità universale, è indispensabile il riconoscimento della dignità di ogni persona e del diritto di ciascuno a una vita degna. Solo la cultura dell'incontro di cui parla il Papa può consentire di propiziare la possibilità che le diverse culture possano fecondarsi a vicenda. Dunque questo è il secondo tratto, Fratelli Tutti, una vocazione universale alla fraternità.
E il terzo tratto è che di fronte all'impresa di aggiustare il mondo, gli uomini e le donne di questo tempo e di questa terra sono autorizzati ad avere fiducia. Ecco, abbiamo appena citato il discorso autorizzati a pensare. Con quello che stiamo vivendo, a pensare e ad avere fiducia. Esatto. L'arcivescovo, tra l'altro, si riferisce all'enciclica Fratelli Tutti, che contiene, proprio nella declinazione di questo tema della fratellanza universale, un concetto, un termine a cui la diocesi di Milano è abituata, che è il termine di meticciato. Effettivamente bisogna uscire dallo schema che c'è un soggetto agente e c'è un oggetto passivo che riceve nelle dinamiche di incontro tra i popoli, ma bisogna immaginare che siamo tutti soggetti che interagiscono e tutti imparano gli uni dagli altri, e la sintesi non è semplicemente la somma 1 più 1 2, ma è qualcosa di più, 1 più 1 3, ma anche 5, proprio perché, ma anche 0 se non funzionasse bene, proprio perché il legame che si crea, la società che si crea, la comunità che si crea è qualcosa di più, di diverso dal semplice somma degli individui. Questo l'arcivescovo lo sottolinea in un modo molto forte per dire anche qual è l'intenzione e il modo con cui si sta muovendo la diocesi di Milano in questi anni, convinta di fare la sua parte proprio per mettere insieme, in una società che è diventata plurale anche a Milano, le diverse identità, perché tutti ci conosciamo e tutti ci arricchiamo a vicenda proprio mantenendo le nostre identità e le nostre, certo, specificità. E proprio per questo, ripeto ancora una volta, non eravamo d'accordo, ma abbiamo stralciato un'altra parte del discorso in cui si parla di dialogo e dell'isola felice che è Milano dal punto di vista del dialogo ecumenico e interreligioso. Oltretutto Monsignor Bressan è anche presidente della commissione di coordinamento diocesana per il dialogo e l'ecumenismo, quindi diciamo sa bene quanto questi termini siano delicati ma fondamentali. Ascoltiamo. E lo stesso dialogo fraterno tra confessioni e chiese cristiane è un esempio promettente, come pure gli sforzi per creare relazioni di conoscenza, di stima e di collaborazione tra le religioni, ormai presenti in modo plurale e ben visibile anche a Milano. Mi faccio voce della comunità della Chiesa Ambrosiana per dichiarare la disponibilità a partecipare a tutti i livelli ai processi che si ispirano alla visione che diventa sogno condiviso e perciò può dare forma alla comunità plurale. Abbiamo visto Padre Macar del Patriarcato. È vero, di Mosca, abbiamo visto Padre Ambrogio Macar, Patriofilatos della Chiesa Ortodossa Greca, e Ionut Radu della Chiesa Ortodossa Romena. Persone con cui siamo amici, con cui si lavora insieme. Tra l'altro il povero padre Macar l'anno scorso, quest'anno, non è riuscito a vivere la settimana di preghiera per l'unità dei cristiani, perché dall'inizio è stato ricoverato per una polmonite molto grave e poi si è scoperto che ha fatto il Covid prima che il Covid, certo, arrivasse. E, ma è interessante, persone con cui si cammina insieme, si vuole crescere insieme, perché Milano, come dice l'arcivescovo, sia quella società plurale in cui tutti portano il loro arricchimento partendo dalla tradizione, che non può essere sicuramente ignorata, la tradizione cattolica che l'ha costruita e continua per il momento a costruirla. E allora adesso uno stralcio, ma non dell'arcivescovo, ma dell'abate Mitrato, così si chiama, dell'abate di Sant'Ambrogio, che ha portato il suo saluto iniziale come tradizione e che ha ricordato che Ambrogio voleva, pensava, ci richiama che Milano rimane capitale. Ovviamente nessuna nostalgia dell'essere capitale in senso concreto, proprio, ma una capitale diversa, che vorremmo dire di esemplarità. L'abate. È stato detto che Sant'Ambrogio ha lasciato in eredità ai milanesi non solo uno straordinario patrimonio liturgico, omelie e testi di meditazione, strutture religiose, ma molto di più. Precisamente la coscienza di una identità e la percezione che Milano resta sempre e comunque capitale. Capitale, certo, non solo nel senso del prestigio e del potere, ma soprattutto nel dovere della esemplarità e della guida coraggiosa e responsabile. Quando tutto si fa buio,
non è necessario che tutto ritorni improvvisamente luminoso. Per riprendere il cammino basta tenere accesa qualche luce, anche fioca e debole, e si ritrovano energie mai immaginate. Bello vedere il gonfalone, forse Milano è una delle pochissime, se non l'unica città italiana che ha proprio il santo sul gonfalone. Di sicuro, e il testo a cui si riferiva l'abate Monsignor Faccendini è anche il testo che abbiamo utilizzato per chiudere il sinodo diocesano che abbiamo fatto Chiesa dalle genti, perché vogliamo davvero essere all'altezza del sogno che ha creato Ambrogio quando da magistrato è divenuto vescovo di Milano, cioè mettere insieme gente molto diversa, gente che magari non aveva neanche gli strumenti culturali più raffinati, metterli insieme dando loro una nuova identità molto più profonda che attingeva dalla fede e dalla spiritualità cristiana. Questo penso sia il compito del cristianesimo nelle sue diverse figure qui a Milano oggi, ma è il compito di tutta la gente di buona volontà a Milano, davvero lavorare insieme, perché in questo momento in cui il rischio che è in atto, che la pandemia ci divide, che quindi appunto non ci sia più speranza, come diceva l'arcivescovo, è un rischio tutt'altro che teorico, è un rischio molto concreto, molto reale. Oltretutto in questo momento in cui si accendono le luminarie di Natale, ma certo di un Natale molto diverso, l'idea di questa luce che può venire, non necessariamente tutto e subito, una luce può essere il discorso di Sant'Ambrogio e anche l'impegno della Chiesa, che in questo momento è la Chiesa ambrosiana, si sta ripensando anche sul territorio. L'arcivescovo ha citato il sinodo Chiesa dalle genti, tra l'altro lei è stato presidente del comitato per il sinodo, coordinamento del sinodo, e ha citato un ripensamento delle strutture come i decanati, quindi diciamo in qualche modo anche la Chiesa capisce che occorre ripensarsi. Di sicuro il sinodo l'abbiamo celebrato perché ci siamo accorti che la società plurale cambia anche la Chiesa, cambia anche noi, e ci cambia non solo secondo la logica, come diceva Monsignor Faccendini, di crescita e di potere, ma in questo caso di decrescita. Ci accorgiamo che abbiamo meno battesimi, anche le vocazioni, certo, alla vita consacrata, al presbiterato sono meno. La domanda quindi non è semplicemente rifare l'organizzazione, ma anche chiedere cosa vuol dire esserci come identità, come presenza, per cui una riforma che non è semplicemente ridisegnare i ruoli, le competenze, i poteri, ma una riforma e un ripensamento che ci aiuti a capire cosa vuol dire essere fecondati e fecondare questa città di Milano con la nostra esperienza di fede. E non vi è dubbio che questa città capitale lo sia in tanti contesti, certamente in quello universitario. Milano città universitaria, e a noi abbiamo intercettato il magnifico direttore dell'Università degli Studi di Milano proprio per chiedere una sua opinione sul discorso a caldo. Credo che fosse il messaggio giusto oggi, dopo questo momento, dopo questi giorni che stiamo vivendo, è proprio questo ciò che volevamo farci sentire. Insieme, avanti per il futuro, contro le ideologie, senza cadere nelle ideologie, ma per riscoprire quella profondità umana che è in ciascuno di noi e per ringraziare tutti coloro che si sono fatti avanti in questo periodo. Ecco, le accademie tirate in causa ancora una volta. Sì, non solo, ma anche tutto il lavoro che come diocesi facciamo attraverso lo strumento dei dialoghi di vita buona, che proprio nelle prossime settimane, nel prossimo anno vuole ripartire proprio attraverso degli strumenti molto agili, delle pillole, le stiamo immaginando anche con il rettore Franzini, che aiutino proprio la città tutti insieme, a partire dalla diversità che siamo, a vedere come possiamo mettere insieme le energie per costruire un futuro condiviso. E allora ci avviamo verso la conclusione. L'elogio, è arrivata la fine, l'elogio dell'arcivescovo per tutti coloro che tengono la posizione, che non si tirano indietro, che si caricano di responsabilità, che non si spaventano, innanzitutto chi lavora nel comparto sociosanitario, ma poi l'ho ricordato anche Monsignor Bressane, tante altre categorie, e il ruolo della Chiesa, ecco cosa ha detto a noi. Sì, è un modo per dire la mia ammirazione. La Chiesa non sta a guardare chi è rimasto al suo posto, la Chiesa è rimasta al suo posto, tanti cristiani sono insieme con gli altri lì a far funzionare la città
come l'immagine che ho usato. E quindi io voglio dire grazie, io voglio dire che abbiamo molte energie ancora da impegnare, io voglio dire che possiamo essere fieri di noi stessi e voglio dire che abbiamo delle buone ragioni per fidarci di Dio. Certamente. Ecco, se lei dovesse dire la frase o il momento che le è piaciuto di più del discorso. Il momento che mi è piaciuto di più è l'incipit, quando l'arcivescovo effettivamente vuole comportarsi come Geremia di fronte a un fuggi-fuggi generale, di fronte alla paura tipica di quando arriva il nemico, un nemico molto più forte delle capacità che abbiamo di fronteggiarlo. Geremia da solo, col rischio di non essere compreso, compie un gesto di speranza. L'arcivescovo proprio vuole fare suo questo stile, compiere gesti magari al momento non molto compresi, ma che avviino una corrente, un'energia di speranza che poi man mano si ingrossa, diventa il fiume che cambia la vita. Geremia, per la cronaca, compra un campo. Chi oggi penserebbe magari di andare a cercare di poter rilevare un'attività commerciale che magari non apre da mesi? Il concetto, ovviamente simbolico, è un poco questo. E allora ascoltiamo uno proprio una delle espressioni finali del discorso. Voglio ringraziare, elogiare, incoraggiare quelli che si fanno avanti per le opere di volontariato e di fronte alla miseria, di fronte all'umanità ferita, desolata, abbandonata, si fanno avanti e dicono: eccoci, tocca a noi. Ricordiamo il Fondo San Giuseppe. Il Fondo San Giuseppe, che magari un pochino più in sordina rispetto all'inizio, continua tutte le settimane a erogare aiuti. Abbiamo aiutato finora più di 2000 persone, 2000 famiglie, 2000 esperienze, 2000 storie, e contiamo di continuare ad aiutare, di farlo soprattutto quando terminerà questo periodo di emergenza e anche tutto il divieto di licenziamento e tutte le casse integrazioni termineranno, e lì penseremo che emergeranno davvero molti settori di fatica, molti settori in cui la gente si sente abbandonata, non ha le risorse per vivere, per cui è un appello anche a ricordarvi tra i regali di Natale, ricordatevi del Fondo San Giuseppe, vi ringraziamo personalmente a nome dell'Arcivescovo. Fondo San Giuseppe voluto dall'Arcivescovo appunto in collaborazione con il Comune di Milano, gestito da Caritas Ambrosiana. Trovate tutto www.fondofamiglialavoro.it. Vi ricordo anche prosaicamente che le offerte sono detraibili dalle tasse, quindi un bel gesto, davvero aiutate, lo dico a Monsignor Bressan, lo ha detto anche lui come presidente della Fondazione Caritas. Grazie. E allora mi piace chiudere con questa frase che l'Arcivescovo ha citato del Cardinale Martini: lasciateci sognare alla fine del millennio, lasciateci sognare. Perché è vero, lo strumento della visione per un arcivescovo attento all'esperienza biblica come il Cardinal Martini diventava lo strumento del sogno. È uno strumento che l'arcivescovo ha amato tanto, che ha imparato soprattutto da un suo amico teologo di teologia pratica che insegnava a Vienna, che era Paul Michael Zulehner, che in un contesto come quello austriaco, che è molto più difficile della Chiesa di Milano, aveva scritto questo libro contro la rassegnazione nella Chiesa. Siamo nel 1989, e raccontava di questo strumento del sogno che i profeti utilizzavano per rilanciare un popolo senza speranza. Il Cardinal Martini l'ha fatto suo alla fine del secondo millennio, l'Arcivescovo Del Pini lo fa suo nel suo ministero episcopale in questi anni. E allora tocca a noi tutti insieme, discorso alla città 2020, vi ricordo che è disponibile in tutte le librerie cattoliche, lo potete trovare, è un agile strumento anche per capire il presente, soprattutto per entrare nel merito di quello che dobbiamo fare tutti. Con umiltà, l'Arcivescovo l'ha sottolineata questa parola, umiltà. E allora grazie di essere stati con noi, grazie a Monsignor Luca Bressan. Grazie a voi tutti. Vicario episcopale di molte cose, lo abbiamo capito, e speriamo di rivederci presto. E quindi noi torniamo, come sempre, giovedì prossimo alle 18.30, e poi tanti approfondimenti. Vi segnalo solo che la settimana Ventura, la Chiesa nella città oggi, verrà sostituita dalla lettura, giorno dopo giorno, continuativa, della lettera di Natale ai bambini, affidata a diverse voci di attori molto famosi. Quindi non perdetelo, dopo il Caire, 20.32. Grazie, arrivederci, ciao.